La scorsa settimana a Napoli sono state revocate alcune card del reddito di cittadinanza. Lavoratori in nero, dunque con reddito, beneficiavano del sussidio. C'è una flotta di lavoratori in nero che continuano a percepire il reddito di cittadinanza. Sì, tutti vendono al valido. Sono quasi 40 anni. Quindi al mese quanto guadagno? 700, 720, 750. Sempre in nero. Il reddito di cittadinanza di quant'è? La carta che c'ha proprio? 734 euro. Sì, io lavoro sempre in nero. E ogni volta che parlo con un'amica dice è buono, la cinviata pure io. Se persino pure loro sono un lavoro in nero, dice. Tutto quanto a nero, tutto quanto. Ecco qua, questo deve essere la città di Napoli. Se venissero da lei, no? Sì. Dico, guarda, glielo togliamo, perché abbiamo scoperto che c'è un lavoro in nero. Non è giusto. Perché io non è che per esempio questo faticato per i 5.000 anni, io questo posto di lavoro, questo lavora tutto cose, questo lavora il tasso, ma io sono 40-42 anni, non mi hanno mai pensato, io come facevo a campare. Ne incontriamo anche un altro di lavoratore con carta di cittadinanza. Ciro lavora in un forno pizzeria. A lui spetta un reddito di cittadinanza di oltre 1000 euro perché con bambini a carico. E quanto arrivi al mese, diciamo, questo lavoro? Al mese è buono, che mi è capitato, posso arrivare fino a 800 euro. Facendo due conti, dicevo, ma con il reddito di cittadinanza, con i minori che ho e con il lavoro in nero, io posso portare doppia mesata a casa. Già percepisco più di 1000 euro perché avendo tre minori, 1077, una cosa del genere. Quindi tutto il tuo lavoro è questo, ti pigli, diciamo, 1008, va, diciamo, 1007. Sì, esatto. Diciamo, non ti dico pure che ti scoprano, no? Ora, per me non è un reato che sto facendo, che ho dei bambini, ho della prigione da pagare. Io penso che a me possono fare per tutto. La prima cosa che hai comprato con sta card, qual è stata? Guarda, in genere siamo andati io e mia moglie, diciamo, in un centro commerciale, come avessimo messo interno. Io ne spendevamo senza guardare i prezzi per la prima volta. E siamo, è stata una bella situazione. Se te la dovessero togliere? Non lo voglio nemmeno immaginare. Pure per le città di cittadinanza o il lavoro? Guarda, a questo punto ti direi dipende il posto di lavoro di quello che mi offrono, perché capisci tu ora, costando più di 1000 euro di cittadinanza, è più lavoro. Diciamo a nero, si deve fare un giro nel Merione, tutti così, lavorano tutti a nero e quindi hanno tutti diritto a questo reddito di cittadinanza, sui fogli, non ti disoccupare.